Un altro modo per rinviare la corda è utilizzare tutta la mano, mettendo la corda sul dorso della mano, facendola passare, diciamo, fra l'incavo dell'indice e del pollice. Poi la sostengo con il dorso del dito medio e userò l'indice come dito per farla entrare. Ricordate sempre di usare solo i polpastrelli per pinzare il moschettone e di usare il dito indice per mandare dentro la corda nella leva. Usate sempre la punta delle dita in modo che mandiamo dentro la corda senza mandarci dentro il dito. Se dovessi fare la rinviata dall'altra parte, cioè con l'altra mano, dovrebbe esserci il rinvio girato e farei la stessa identica cosa con l'altra mano, per cui pinzo con il pollice, pinzo con il medio e con l'indice faccio correre la corda dentro.